La sfida lanciata qualche mese fa dal comune di Pesaro per riqualificare una delle zone più degradate della città si è tradotta ieri in un importante appuntamento che testimonia la trasformazione che vede protagonista Via dell'Acquedotto. Nell'area si trovano ora piste da skate e pump track, la zona ricreativa del Bocciodromo e Sport It, il nuovo locale di collegamento tra le realtà frequentate dalle diverse generazioni di pesaresi. Obiettivo comune di queste attività è quello di rendere Via dell'Acquedotto un nuovo polo di aggregazione per l'intera città. È davvero bello vedere tutta questa gente, tutto questo entusiasmo, giovani, giovanissimi, più grandi, tutte le generazioni. È quello che volevamo. Abbiamo deciso anni fa di trasformare quest'area da un luogo di degrado a un luogo di vita. E queste due prime strutture, il bocciodromo con anche i campi di boccette, di biliardo e tutta la parte pump track, skate e il bar che è stato inaugurato oggi, bar pizzeria, sta già muovendo tantissime persone. E questo luogo cambierà gradualmente, mese dopo mese, diventerà sempre più un luogo di vita, da retrobottega della città al luogo centrale di vivacità di Pesaro. Ci credevamo molto. E questa giornata dimostra che avevamo ragione, per fortuna, e che dobbiamo continuare in questa direzione. Abbiamo altri 11 milioni da investire in questa area, ottenuti dal bando delle periferie, e quindi un po' alla volta i pesaresi vedranno ulteriori trasformazioni che abbelliranno questa parte strategica della città. Con questo progetto riusciamo a mettere in piedi più giovani e meno giovani, no? Quindi mettere insieme gli appassionati dello sport delle bocce, del biliardo, delle carte, con pump track, parkour, e stiamo lavorando anche per implementare lo skate park, e avere un'attività gestita da professionisti che riguarderà il food, ma non penso solo il food, anche la musica, ridarà nuova luce, nuova linfa a questo luogo che prevede da qui ai prossimi mesi interventi importanti che sono già partiti. Pensiamo solo che l'8 di settembre scade la domanda per il bando di gara di 4 milioni di euro per il collegamento del ponte della ciclabile, che ci permetterà di collegarci con la zona di Tombaccia. Quindi è un pezzo di città che era degradato e noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, abbiamo deciso di scommetterci tanto. Devo dire che se questo è il buongiorno, diciamo, è un bel risultato che siamo riusciti ad ottenere. Soddisfazione e gioia per l'avvio delle nuove realtà di Via dell'Acquedotto sono state espresse anche dalle parole di Gilberto Petroccione, storico fondatore della pizzeria C'era una volta e che ora ha preso in gestione la nuova zona ristoro dell'area. Sono molto molto contento, molto stanco e molto contento. Sono vari mesi che ci lavoro mentalmente e fisicamente per creare questa cosa, questa realtà a cui il comune ci ha dato la possibilità di partecipare e di realizzare. Mi è sembrato che la città avesse bisogno di una cosa del genere. Hanno avuto una bella idea, comune, gli assessori, il sindaco, a realizzare questa cosa, perché effettivamente non giocano, non tutti i ragazzi giocano a basket, giocano a calcio, fanno quegli sport che sono facilmente integrati. Ci siamo già relazionati parecchio con questi ragazzi, ho trovato dei ragazzi invece molto disponibili e anche molto contenti che ci sia una realtà così anche in questa città. E questo posto, come ha detto anche il sindaco, fondamentalmente deve diventare un'area che prima era il posto più brutto della città e io vorrei essere partecipe di questa avventura che farà sì che invece questa diventi il posto più figo per i ragazzi, per la città.